Bentornati cinemerdoni del nostro cuore al secondo episodio del Cinema nella Musica Reprise, il format YouTube. Esatto, il format YouTube nel caso in cui fosse il primo video che guardate del Cinema nella Musica Reprise. In questo, con questo format cerchiamo semplicemente di fare una sorta di bignami di tutte le puntate che abbiamo fatto fino a oggi. In radio ovviamente. Questa è la seconda puntata che abbiamo fatto in radio, che abbiamo deciso di dedicare a Scream. Eravamo a Radio Statale, erano bei tempi. Non è vero, non eravamo assolutamente capaci di fare le cose, lo potrete sentire nel podcast. Sì. Qui sotto facevamo veramente cagare all'epoca. Siate clementi, noi cercheremo di dirvi la nostra opinione su Scream, vedete se è uguale a quella del podcast. Scusate la flemma, ma siamo appena usciti da Star Wars e gli ultimi Jedi e siamo un po' depressi, ma ci sarà un video su Black e Paco al cinema, la nostra serie dedicata a noi due che andiamo al cinema e vi raccontiamo un attimino quello che abbiamo visto. Non vi racconteremo assolutamente la trama, saranno soltanto impressioni buttate lì e le scene che ci hanno fatto più ridere, quindi non aspettatevi una recensione. Ma passiamo al film. A un film bello, finalmente. Dai, cazzo. Scream di Wes Craven del 1996. Lo slasher che rilanciò la moda degli slasher, prendendo per il culo gli slasher passati. Che in realtà segna la morte del genere. Esatto. Perché diciamo che la gente stava cominciando a rompersi il cazzo del killer col coltello, cominciavano a venirne fuori veramente tanti, il genere cazzo horror tanti. Negli anni 90 stava veramente morendo, c'erano stati le case infestate, c'erano stati gli slasher tipo con la famiglia di pazzi in stile non aprite quella porta, ma sì, ne hanno fatti una marea, si erano andati a creare una marea di cliché e ormai l'horror non faceva neanche più paura. Allora sì, sapevi già quando dovevi impaurirti, sapevi già quando la tipa si avvicinava con la mano lentamente alla maniglia della porta socchiusa, le solite cazzate. Sapevi già che se arrivava l'assassino la tizia tettona sarebbe salita su per le scale. E allora Wes Craven e lo sceneggiatore Kevin Williamson cosa pensano di fare? Pensano di giocare con questi cliché e ci regalano una commedia horror in perfetto stile Landis. Io lo dirò sempre, sì, che Wes Craven sì, è un regista stile Landis, puramente landisiano. Prenderà anche da Carpenter, infatti verrà citato certo. Moltissimo Halloween, che è il re degli slasher, che è appunto il capostipite, abbiamo la parte positivo del negativo che è Scream in un certo senso. Ma poi la forza di questo film sta proprio nel fatto che oltre che a prendere per il culo il genere, prende per il culo se stesso e prende anche per il culo lo spettatore, perché sa già cosa sta per vedere. Ma sapendo già cosa sta per vedere, in qualche modo l'equilibrio, l'abitudine, la prassi, il cliché viene spezzato, sfruttandolo completamente in realtà. E allo stesso tempo riesce anche a far paura, non fa soltanto ridere, cioè è un film che gioca veramente con i nervi dello spettatore. Cosa che infatti avevamo, che ci era piaciuta tanto nel primo Scary Movie, che faceva cagare, però era comunque riuscito a mantenere un po' il clima di Scream in un certo senso. In un certo senso sì. Questo film gioca appunto con il cliché dell'horror, gioca proprio con il cinema, è uno dei primi film, no in realtà il primo è stato Nightmare, Nuovo Incubo, comunque uno dei film veramente metacinematografici del genio secondo me. Poi tra l'altro, riprende anche il discorso del villain che sembra quasi un essere paranormale con dei superpoteri, quando in realtà vai a scoprire alla fine che di superpoteri non ne ha, altro modo in cui Craven riesce a prendere per il culo il pubblico. Esattamente, perché comunque è sempre un po' sovraumano negli slasher il killer, tipo pensate a Michael Myers o a Jason Voorhees che non muoiono mai, esatto. Fanno di tutto. Altra cosa in cui si vede l'amore per il cinema e per la citazione, avete presente Psycho di Alfred Hitchcock, che se non ce l'avete presente fate schifo alla merda. Vabbè, vuol dire che non avete mai visto un film. Spegnete subito questo video e andate a vedere Psycho. Hitchcock aveva deciso di far morire la diva a metà film. Wes Craven, la diva ve la fa morire nei primi 10 minuti. Anche perché Drew Barrymore in quel momento era all'apice della sua carriera. Neanche adesso è famosa quanto lo era nel 96. Precisamente. E il personaggio che tutti si aspettavano sarebbe stata la protagonista, perché si vede anche nel trailer lei, uno sì. Si aspetta di vederla dall'inizio alla fine, invece sì. Muore dopo quanto? 15 secondi? 10 minuti. nei primi 10 minuti. Subito. E poi partono i titoli di testa, quindi anche qua sfrutta anche una
tipo di meccanismo che stava prendendo piede solo in quegli anni, che in realtà si usava già dagli anni 50, ma in quegli anni stava cominciando ad andare di moda, quello di far vedere una scena e poi fare i titoli di testa, quindi dopo entra in azione il titolista. Altra citazione, tra l'altro, quando i genitori della povera Drew Barrymore la troveranno morta, il padre dirà alla madre: prendi la macchina e vai dai McKenzie, che è esattamente quello che dice Jamie Lee Curtis al ragazzino in Halloween. E di questi giochi ce n'è quanti ne volete. Sì, qua si vede tutto l'amore che ha Wes Craven per il cinema e che ha E per soprattutto Neve per il cinema Campbell. horror. Quasi vede anche che comunque Neve Campbell è. Nel ruolo della final girl per eccellenza, Sidney Esatto, Prescott, qua è proprio ragazzi. la sua attrice feticcio, perché c'è in tutti e quattro i film, è super protagonista, anzi forse nel terzo è un po' meno protagonista, Ma perché no, qua anche vediamo un lì, po' tutto di più. sommato. Sì, però qua sono un po' più protagonisti la giornalista e il poliziotto nel Diciamo che nel terzo. terzo se la giocano un pochino più tutti e tre, ma la trama in breve, ragazzi, c'è un assassino a Woodsboro, questa piccola cittadina nel cuore della California, una cittadina in cui di solito non succede niente, la classica cittadina da horror. Questo assassino comincia a prendere di mira alcuni ragazzini di una scuola, Altro cliché, che sì. Anche cominciano a schiantare uno dopo l'altro. se però un cliché a metà, perché solitamente il cliché di questo genere di film era un comitiva di ragazzi alle superiori che dicono: oh, andiamo in quel posto là che sembra una figata, oppure dai, andiamo a fare quest'altra cazzata qua che potrebbe essere una cosa Ma troppo qua in realtà divertente. stai giocando sull'altro cliché degli slasher, ovvero il passato che torna a Ecco, romperti i coglioni. È successo qualcosa esattamente. di brutto tanto tempo fa, e Gli quindi scheletri nell'armadio si tornano. ripercuotono sulla nuova generazione, che poi è successo in chissà quanti Una altri. marea di Mi film in viene in generale. mente di nuovo Venerdì Ma 13, la anche non morte di solo Jason horror. scatena la madre che lo Certo. Ma vendica. anche non solo horror. Anche nei thriller vediamo cose di questo tipo. Beh, assolutamente il thrilling c'è. C'è anche il poliziotto coglione, il nostro Linus Qua o in questo film Dewey nella versione io originale. personalmente in questo film ci ho visto anche tantissimo Dario Argento, Ah sì. specialmente della fase thriller, ancora di più la fase di Profondo Rosso. Profondo Rosso qua c'è tantissimo, c'è anche la inquadratura del coltello che è la stessa identica di Profondo Anche se Rosso. col fatto che l'assassino porta la maschera ispirata a All'urlo di quello, Munch. puoi inquadrare, ispirata a quello, insomma, questo permette appunto di non dover per forza stringere in una soggettiva stretta soltanto alle mani come faceva Dario Argento, ci permette di inquadrare tutto il killer, che gli crea anche cioè gli dà quella forza, lo fa diventare una leggenda. Quell'aura Tant'è mistica. che Ghostface, il killer di Scream, è una delle maschere più famose di cioè di Halloween, in poche parole. È Certo, diventato andate al qualcosa. supermercato, anche al Carrefour potete trovarla la maschera ispirata a Scream. Comunque, come vi stavo dicendo, cominciano a esserci degli omicidi a Woodsboro. Il solito gruppo di ragazzini sta morendo, sono tutti sospettati. Altra cosa molto importante all'interno di questo film, il clima che si crea in cui veramente l'assassino potrebbe essere Davvero chiunque, ed è chiunque. questa la cosa Io figa. per un momento ho sospettato pure del padre della Io ho protagonista, pensa sospettato te. anche dello sceriffo, che Sì, aveva tra perché tu. l'altro gli Anzi, per un scarponi. certo punto, a un certo punto del film, lui è il principale indiziato per qualche minuto Uno del dei, film. ma lo sono tutti. Io ho sospettato anche della giornalista, ho sospettato del poliziotto la Sì, prima volta che l'ho visto, come cioè allo stesso proprio. tempo riesci quasi a sospettare anche della protagonista, perché ti Sì, mette qualche dubbio anche nei suoi confronti, grazie ovviamente ai perché personaggi che le stanno prima attorno. abbiamo parlato del fattaccio successo nel passato. Il fattaccio successo nel passato è che la madre della protagonista è stata brutalmente assassinata. Si pensa di aver trovato l'assassino, ma questa è un'illusione, perché si sa, nei film horror niente è come sembra. L'assassino è ancora in circolazione e tornerà a far parlare di sé, concludendo il lavoro e uccidendo la figlia della persona che ha ucciso un anno prima. Ovviamente, il movente è inesistente, come in ogni horror che si rispetta, lo dice anche Billy Loomis, il fidanzato di Sidney Prescott, che poi è l'assassino. Avrebbe fatto paura allo stesso modo Hannibal Lecter se si fosse capito perché mangiava la gente? Assolutamente no, Infatti poi anzi, la hanno. giustificazione è proprio quello che ti impedisce di aver paura di lui, perché lo giustifichi, empatizzi per il protagonista. Quindi, se io non so un movente, l'antagonista è un antagonista puro,
è odio, è male allo stato puro. Se io so il suo background, diventa un essere umano e quindi non è più Bill. Peccato che poi ce l'hanno detto, perché Hannibal Lecter mangiava la gente. Infatti, Billy Loomis, non lo sapeva ancora. Tra l'altro, l'assassino si chiama Billy Loomis e Loomis è il cognome del dottore su Halloween, sì, il dottor Loomis, quello che aveva in cura Michael Myers. Quindi, citazione all'horror quante ne volete, citazione al cinema in generale quante ne volete. Wes Craven firma uno dei suoi capolavori che darà inizio alla saga. Questo... Poi tra l'altro è un film che ha avuto anche la fortuna di essere in un anno non particolarmente prolifico. Qua ci siamo scritti una lista di qualche film, diciamo che il 96 non era esattamente l'anno del miglior anno per il cinema. Qua noi abbiamo segnato solo i film belli e alcuni di questi non sono neanche poi così belli, alcuni sono dei capolavori tipo Fargo, Trainspotting, Dragonheart, Jerry Maguire, Dal tramonto all'alba, che è l'unico vero competitor di questo film in quell'anno. Poi parliamo di horror. Sì, okay. Uscivano degli horror strani. Matilda sei mitica, Mars Attack, Le onde del destino, Last Man Standing, Il rompiscatole Pusher. Questi sono i film migliori che si è riusciti a trovare di quell'anno, quindi non aveva molta concorrenza. È stato anche fortunato, oltre ad aver fatto un bel film. Sì, vabbè, ma stiamo parlando comunque di un periodo in cui il cinema horror era praticamente morto. Non stava tornando niente. Di bestia l'azione, in compenso. Sì, quasi tutta pessima, purtroppo. C'era la commedia brillante e verbosa. Infatti, Scream è una commedia verbosissima. Prende a piene mani quella che è stata l'eredità degli anni 90 di Tarantino, ovvero infilare dei dialoghi proprio scoppiettanti, frizzantini, come direbbe un nostro amico. Tra l'altro omaggia Clerks questo omaggia film, in una Clerks. Scena all'interno di una videoteca si vede proprio il cartellone di Clerks, il film di cui vi abbiamo parlato nella puntata scorsa, e facciamo chill, è un film incredibilmente cinefilo, si vede che Wes Craven è un amante del cinema, lo si vede da ogni singola inquadratura e da ogni singola parola detta da tutti i personaggi di questo film, anche le macchiette, quello lì che fa il riassunto delle regole degli horror. Sì, che non è proprio una macchietta, perché sì. Poi diventa poi è diventato nei cuori dei fan il cinefilo di Scream, però di fatto da un punto di vista narrativo non ha nessuna importanza, cioè nonostante riesce a diventare importante anche lui, proprio come succede nei film di Tarantino e da tutti quelli che hanno seguito lo stile o quella moda là. Wes Craven, come Kevin Smith e come Tarantino, ama i suoi personaggi e li conosce in ogni centimetro della loro personalità. Ha scritto un sottotesto bello fitto, comunque sono macchiette, sono tagliati con l'accetta, ma perché devono poi perché devono prendere per il culo quello stereotipo di personaggio lì. Quindi da lo horror. Scopo è proprio quello, in realtà. Ci piace così, ragazzi. Gente che invece di uscire dalla porta corre su per le scale, tettone che sanno recitare sì e no, che cercano di difendersi da un assassino, ragazzini stupidi e stronzi che Wes Craven odia, che fanno battute pessime. Un odio che vedremo veramente solo nel quarto, in realtà, perché il suo vero odio nei confronti dei ragazzini e degli adolescenti lo vediamo lì. Beh, ma già qua gli stavano parecchio sui coglioni. Diciamo che nel quarto fa outing a tutti gli effetti. Diciamo così, Wes Craven dice sì, mi state veramente tutti sul cazzo. Forse qua aveva ancora un pochino di speranza, ma poi è riuscito a fare praticamente soltanto film a bassissimo budget, oltre agli Scream. La sua carriera si stava abbastanza inabissando, il suo ultimo film nel 2011 è stato Scream 4, diciamo, adesso la bile. Adesso lui purtroppo è totalmente scomparso. È nel paradiso dei registi. Nel senso letterale, purtroppo anche in senso artistico, anche prima che morisse, perché nessuno gli faceva più un cazzo. L'ultimo film l'ha fatto nel 2011 ed è morto quando? Nel 2015? Due anni 16. Fa, credo. O l'anno scorso o due anni fa. Penso l'anno scorso. È morto ad agosto, mi ricordo. Il 30, se non ricordo male. Sa di fatto che con Wes Craven è morto una delle colonne portanti dell'horror internazionale. E ne ha fatte tante. Cioè ha fatto Le colline hanno gli occhi, L'ultima casa a sinistra, Nightmare. Diciamo che Il serpente e l'arcobaleno. Diciamo che comunque sia, ogni singolo decennio, dal 70 a oggi, almeno un film fondamentale per la storia dell'horror l'ha fatto Wes Craven. Beh, detto questo, direi che in realtà non c'è veramente nient'altro da dire. Vi dico soltanto, se non guardatevi Scream e tutti i seguiti. Assolutamente, cominciate da Scream, diteci che cosa ne pensate. Vi ricordiamo che qui sotto troverete il podcast della puntata radio che abbiamo fatto su Scream. Così potrete sentire quanto facevamo pena a fare il nostro lavoro. Potete anche prenderci per il culo e sentitevi liberissimi di farlo. E poi dateci il vostro parere qui sotto, perché per noi è importante. Ricordateci cose
che non abbiamo detto, scrivete se abbiamo diteci se abbiamo sbagliato qualcosa, che va benissimo. Qui sotto ci sono tutti i nostri social, mettete mi piace, condividete e ci vediamo tra due venerdì con il prossimo episodio di Il Cinema nella Musica Reprise. Con che film? Non si sa. No, anche perché non mi ricordo. Ah, potrebbe essere Point Break. Forse Point Break. Ciao stronzi, e non andate a vedere Gli Ultimi Jedi, non lo fate. Gli Ultimi Pokémon. No. Manderemo il video. Ciao, arriverà, non preoccupare. Ciao stronzi. Ciao.